Maddalena, è arrivato Cesare. Ciao Cesare. Allora, noi stiamo lavorando per i nostri telespettatori perché abbiamo deciso di fare un regalo. Eh già, vi vogliamo far rivedere il meglio di qua alla zampa, partendo magari proprio dalle esterne. È stato un anno lungo, un anno dove abbiamo visto tante cose. A noi hanno colpito alcune esterne particolari. Torniamo un po' indietro, Maddi. Torniamo indietro, la prima qual è stata, Matteo? Dal nostro amico Mattia Monacchini. Già, i border collie di Mattia Monacchini sono qualcosa di incredibile, ce lo ricorderemo. C'era anche un gallo, ovviamente Matteo impazzisce per i galli. Una fissazione per i galli, non lo so, galli, l'ho scoperto a 40. Poi è competentissimo. Allora io tornerei in Val di Chiana a vedere un po' di Cittadoglio. Mattia Monacchini, qui inizia la nostra avventura. Mattia, come stai? Ciao, buongiorno, tutto bene e bentornati, benvenuti a casa mia. Qui siamo a Montecchio del Loto e tu ci farai vedere i border collie. Sì, qui siamo a Montecchio del Loto, solo. Al Cortona Shepherd Training Center, un centro di allevamento e addestramento di cani border collie per il lavoro su bestiame. Sono contento e felice di conoscerti finalmente di persona, non sempre da studio come ogni anno, anche perché io ero sempre stato molto invidioso di Maddalena che veniva in questo paradiso e io ero sempre al caldo. Oggi però la giornata è perfetta, quindi Mattia, siamo prontissimi a cominciare questo viaggio. Benissimo, grazie, è un piacere conoscerti dal vivo anche per me. Iniziamo con i border collie. Ci siamo spostati, siamo sempre con Mattia, però adesso siamo veramente contornati, accerchiati da sette magnifici border collie. Raccontiamo un po', Mattia, da dove viene questo cane così utile e intelligente? Allora, il border collie viene dal Regno Unito, proprio dal confine tra Inghilterra e Scozia, la regione del border, del confine. Hanno origini antichissime e non si sa esattamente da quanti secoli esistano, ma è certo che provengono dai antichi cani da pastore nordici, dei vichinghi. E sono stati selezionati da sempre dagli allevatori di bestiame del Regno Unito per essere utili, per aiutare l'uomo nelle mansioni che deve svolgere giornalmente, quotidianamente, con gli animali da pascolo, quindi pecore, capre, vitelli e anche cavalli allo stato brado. Con i secoli si è andato a creare proprio il cane perfetto per aiutare l'uomo a compiere tutte le attività, quali raccogliere le pecore dalle colline per confinarle la sera dentro la stalla o per fare dei trattamenti o per controllarle, spingerle lungo strade facendo attenzione che non entrino in posti dove non gli è consentito entrare. Ecco, grazie al border collie un pastore ha questi tipi di lavoro molto molto semplificati. Il border collie nasce nel Regno Unito ma è oramai diffuso in tutto il mondo, Australia, Nuova Zelanda, Europa, America, Nord e Sud America e Asia, e in molti allevatori di tanti animali con il tempo hanno capito che un buon border collie ben addestrato può svolgere il compito di una dozzina di persone in un decimo del tempo. Mattia Monacchini faccia uscire le pecore Scudden, infatti siamo armati e bardati di... Matteo, tu non hai le galosce, perché? Io credo di aver sbagliato outfit, perché pensavo di fare una passeggiata, invece in questo bellissimo posto c'è un po' di fango, quindi direi che... Allora mando te nel campo in mezzo all'acqua. Diventerà come sabbio mobili, vista la non eccelsa altezza, probabilmente scomparirò. Intanto vediamo che stanno per uscire queste pecore, sono molto curiosa. Senti, ecco, allora c'è Mattia Monacchini che sta impartendo gli ordini per dirigere.
Sì, ci spiegava prima che anche questo fa parte di un lungo lavoro di addestramento e di programmazione. Guarda il cane. No, ma eccezionale. È già al lavoro e tieni, guarda come stanno, rimangono unite il gregge e come rimane unito. Io sto guidando con la mia cagna Nil, una border collie femmina di quasi 9 anni, e sto portando le pecore al pasco. Ora vedete, lei si è fermata attendendo il mio comando, io gli dirò di spingerle ancora. Walk on, walk on, walk on, walk on. Con il fischio lungo vedete il cane si ferma. Con questo fischio qua spinge ancora le pecore andando avanti. Ora le darò un comando per andare alla sua destra. Away, away, lie down, lie down, lie down. Il comando che io ho detto away era per spostarsi sulla destra, cosa che il cane ha fatto, e poi l'ho fermata nel punto ideale che mi serviva per spingere le pecore là dritte per dritte fino in fondo. È fantastico, Mattia, anche il fatto che il cane gira la testa cercandoti. Sì, sì, cercandomi, aspettando il mio comando. Avete visto? Si gira con la testa, ma rimane lì in attesa del mio comando successivo per andare in un lato, in un altro, per fermarsi o per venire addirittura via dalle pecore. Se io ora la richiamo, lei immediatamente lascia le pecore e viene qua. Nil, dato il no! Brava, Nil! Senti, questi comandi come nascono? Che origine hanno? I comandi nascono sempre nel Regno Unito, sono proprio tradizionali dei pastori inglesi, scozzesi, gallesi, irlandesi che da sempre utilizzano queste parole per guidare i cani con le pecore. Sono delle parole che come by e away, lie down, letteralmente non vogliono, a parte lie down che vuol dire comunque sdraiati, sinistra e destra sono dei comandi che nella vita quotidiana delle parole che non sentirai mai, ecco, sono utilizzate solo ed esclusivamente quando c'è del bestiame. Quindi il cane associa subito quel comando al fatto che ci siano delle pecore, anche se non le vede, da andare a recuperare. Ti raggiungo, Matteo, che si è già sistemato in pole position accanto a Mattia Monacchini per questo gallo nero che arriva da... Senti, questo mi ha incuriosito subito, chiedo subito a Mattia, che ci ha portato una gallina. Che viene da... Tieni, dall'isola di Giava, la razza Ayam Cemani, che significa in lingua loro proprio pollo nero. La caratteristica è che sono completamente neri, come vedete, anche le ossa sono nere, la carne, a differenza dei normali polli, è carne rossa, molto ricca di ferro.
e nel loro paese di origine vengono usati per riti magici, eccetera. Ecco. Io le ho perché mi piacciono molto proprio per il loro colore nero e ne tengo alcune in maniera ornamentale. Come l'hai scoperta? Per puro caso, perché è una razza che in Europa c'è solo da una quindicina, 20 anni. Senti, ti volevo chiedere una cosa che è venuta da quando tu hai detto che tieni questa bellissima gallina per motivi ornamentali. Tu hai anche altri animali che tieni così perché ti piacciono, quindi sei proprio un amante degli animali. Assolutamente, assolutamente, degli animali anche da cortile come può. Tre polli e tre oche, però ecco sì, sono tenuti proprio come animali ornamentali perché è bello averli e eccolo, guardate che spettacolo. Bene, così dopo possiamo lasciare i polli che vengono dall'Indonesia per arrivare alle oche che invece vengono dalla Francia. Sì, alle oche di Tolosa francesi. Siamo tenuti forse il meglio per il finale. Sì, un gran finale davvero, Matteo, con le oche di Tolosa. Tu l'hai visto e i nostri telespettatori lo stesso, lo avete visto in studio con il mio collegamento, però insomma adesso lo vedrai che esibizioni che farà fare Mattia Monacchini alle oche. Intanto Mattia, se vuoi avvicinarti così intanto possiamo vederle. Ecco che Cesare le sta inquadrando, guarda che carine, Matteo. Sono bellissime, sono già partite. Carina la nostra sigla, te lo ricordi? La sigla di quella zappa è bellissima, io mi diverto sempre a vederla. Abbiamo rivisto volentieri anche le acrobazie dei cani di Mattia Monacchini, ma molto volentieri. Poi cosa ci mettiamo, Maddi? Io direi di metterci gli alpaca, perché Matteo mi fece uno scherzo, non so se ve lo ricordate, ma io sì, tra un po' casco con quell'alpaca. Io e Cesare ce lo ricordiamo molto bene, era molto architettato, però non ha avuto un gran successo questo scherzo. Perché poi alla fine non sono caduta. Però c'era il miele, i prodotti di bellezza, te lo ricordo. Fatte con le lumache, assolutamente. Io direi di andare nelle Ande. Andiamo nelle Ande. Oggi siamo a Semi del Cuore, un'esperienza nuova, interessante, con un animale davvero curioso. Davvero. Allora, andiamo a conoscere la proprietaria Laura Falzea. Venite con noi. Siamo arrivati proprio accanto alla padrona di casa, la nostra Laura. Laura, ma parliamo, prima di entrare nel mondo dei Semi del Cuore, parliamo un po' di te. C'è stato un cambiamento importante che ti ha portato qui in Valtiberina. Assolutamente sì, praticamente io sono nata a Milano e all'età di 6 anni i miei sono separati e sono venuti qui in vacanza e si sono innamorati follemente dell'Umbria, della Toscana, e da lì è iniziata la mia avventura. Hanno preso una casa, diciamo, isolata in campagna, appassionati di cavalli, quindi io sono sempre cresciuta in mezzo agli animali, però ovviamente avendo anche il padre che viveva a Milano, ho vissuto proprio un grande cambiamento che vivevo costantemente, perché ovviamente quando tornavo a Milano vedevo la differenza e quindi quando sono diventata mamma ho deciso che assolutamente volevo ancora di più fagli vivere questa esperienza con la natura, con gli animali, perché sono veramente dei maestri di vita, secondo me. Quindi
Questo è sicuramente vero, noi lo abbiamo visto tante volte e quindi hai aperto i semi del cuore, sì, cambiando radicalmente vita insieme a tuo marito. Sì, abbiamo proprio scelto di cambiare vita perché lui è muratore, quindi è un'esperienza comunque anche per lui molto diversa. Con me ha iniziato a scoprire l'amore per gli animali e da lì step by step la famiglia si è allargata sempre di più e gli alpaca poi sono stati gli animali che ci hanno conquistato e abbiamo costruito proprio un progetto, perché comunque l'idea è quella poi che diventi il lavoro di tutte e due. Perché gli alpaca? È una bella domanda. In realtà nasce proprio da mio marito, che si era fissato di questo animale perché aveva visto, diciamo, in televisione un programma che ne parlava. E da lì abbiamo iniziato a visitare allevamenti in Italia e poi ovviamente da grande amante degli animali mi sono innamorata follemente degli alpaca. E da lì è iniziata l'avventura con le nostri primi animali. Che dici, Matteo? Direi che a questo punto Laura ci ha incuriosito, quindi è giunto il momento di andare a conoscere i suoi 5 alpaca, corretto? 5 alpaca, sì, sono 2 stalloni e 3 maschi. Andiamo a conoscere. Andiamo. Davvero bucolico questo, mentre Laura sta preparando gli alpaca per andare in passeggiata, noi abbiamo trovato questo bellissimo laghetto con delle carpe particolari. Cosa sono, Matteo? Sì, sono carpe koi, a parte che si usano anche per rilassarsi, per guardarle e per insomma il piacere di averle intorno, ma hanno una simbologia importante perché nella cultura nipponica rappresentano lo stadio primordiale del drago, quindi è un percorso di trasformazione in ciò che poi diventerà un vero e proprio drago, partendo proprio da queste carpe koi. Ma tu come mai sai tutto sulle carpe koi? Sono un appassionato e lo possiamo dire, ce l'ho anche tatuata sulla schiena. Lo voglio vedere! La prossima puntata, quella al mare del Dai, prossimo anno. Ma guarda che me lo ricordo. Assolutamente, costringeremo Cesare a venire al mare con noi e potremo guardare tutte le carpe koi che vogliamo. Carpa koi sulla spalla del Giusti, wow! Eccoci Laura, ti sei prontissima con i nostri 3 amici. Io prenderei Kinder. Ecco Joy. Bene. E tu Kinder. Kinder. E io Nice. Che belli. Joy si è inginocchiato. Allora, Joy, a differenza di Kinder, utilizza un'altra strategia per mangiare l'erba. Allora si accuccia, come diciamo noi, o si siede o si accuccia, nel senso che si sdraia in modo tale che da sdraiato ne approfitta e mangia l'erba. Ognuno cerca il suo metodo. Mi sta leccando una mano, ecco. Mi sta mordicchiando. Ma guarda lì, Joy ha trovato il mangime, quindi è un super ghiotto e quindi ovviamente ha trovato subito la fonte. E lui uguale. Bene, allora guidaci tu, altrimenti. Sì. Matteo è già partito, ci guida Joy? Sì. Dove andiamo? Allora, andiamo, passeremo accanto al nostro orto, un orto che soprattutto lavoriamo nel periodo estivo, perché ovviamente non avendo la serra che purtroppo avevamo fatto da noi, ma è stata disintegrata dal vento, diciamo è nel periodo estivo che dà il meglio di sé. Eccolo Joy di noi. È finita, allora, è finita. Qua dobbiamo prendere una decisione. Sta facendo sciopero. Vabbè, come capo giustamente ogni tanto dice mi riposo o faccio quello che mi pare. Questo è uno dei motivi perché anche il capo, nel senso che alla fine la gestisce come gli pare. Su. Su, su. Andiamo, su. Ragazzo. Eccolo. Poi, eccolo. Via. Ci voleva la mano della padrona. Della mamma. Camminata, questa passeggiata, questo 3
trekking con gli alpaca. Matteo tiene. Sono concentratissimo, Maddi. Lo so. Non mi posso distrarre. Allora, Laura, dici qualcosa di più. Intanto, perché hai scelto solo maschi? Allora, ho scelto solo maschi perché ho avuto l'esperienza anche con le femmine. E per fare le passeggiate i maschi sono molto più adatti, perché la femmina giustamente viene allevata per fare la mamma, e quindi nel periodo di gravidanza, di gestazione, ovviamente cambia molto il suo carattere, quindi diventa più ingestibile, ma soprattutto è un animale che in generale si stressa molto, quindi è meglio non stressarlo e lasciarlo nel suo limbo. E la femmina, proprio perché fa la mamma, è bene lasciarla un pochino, secondo me, più in allevamento, e quindi meno a contatto con l'uomo, meno stress ha, meglio è. Anche perché mi diceva Matteo che hanno gestazioni molto lunghe. Sì, assolutamente sì, loro portano 11 mesi e mezzo / 12, quindi un anno, e soprattutto ne fanno uno all'anno, quindi ovviamente la loro gravidanza è molto lunga. Nei primi 3 mesi c'è possibilità che riassorbano, e quindi è molto pericoloso, non ci si accorge, quindi è molto importante stare attenti e non stressarle. Quindi nella mia realtà, dove abbiamo un continuo giro di persone che ci vengono a trovare, reputo che il maschio sia l'animale più adatto. Laura, mi dicevi che è un animale molto docile, tanto che in natura non ha molte possibilità di cavarsela contro i suoi nemici. Assolutamente sì, e questo è, diciamo, un po' il suo punto di difetto, tra virgolette, perché non ha modo di potersi difendere. Il suo unico modo che ha da buon preda è quella di scappare e sfuggire, quindi per questo, a differenza di un lama, non ci sputa, ma tenta di svignarsela, e lo sputo è difficile riceverlo per questo motivo, perché lui cerca prima di scappare. Ci sono anche varie tipologie di sputo. Assolutamente sì, bravissimo. Allora, vedo che ti ricordi. Assolutamente sì, perché loro danno un primo sputo di avviso, se non sono esageratamente infastiditi, quindi solitamente se stanno mangiando l'erba danno questo sputo che è erba fresca, ma il vero sputo invece vi posso assicurare che non è molto piacevole, perché ha un odore molto forte. Ovviamente è un'erba che loro hanno rimasticato da buon ruminanti, e non è molto piacevole riceverlo, quindi è una difesa che hanno nel branco. Dove vai, Matteo? Io vado avanti con... È un po' spaesato, Kinder. Guarda dov'è Joy. Aiuto! Aiuto! È scappato verso Joy. Mi volevi far cadere, di la verità. Sì, in realtà era tutto un trucco artefatto per vendicarmi degli scherzi che mi fa Maddalena.
anche gli Alpaca sono state una bella puntata, sono state tante le puntate belle. Davvero molto divertenti, mi sono divertita tanto. Se penso a tutte le esterne che abbiamo fatto con Qua la Zampa, siamo sempre migliorati, vero Matteo? Dobbiamo ringraziare anche Cesare Bacheschi. L'immancabile e l'irrinunciabile Cesare. Adesso dove andiamo? Provincia di Pisa, da Giovanni, con i rapaci. FC Falconeria, una famiglia fra l'altro meravigliosa, persone splendide. E Maddalena si è scoperta falconiere. Anche Matteo si teneva 8 sul braccio. Buona visione. Sono fermata un attimo perché Matteo è già stato stregato dai rapaci. A dire la verità, i rapaci sono proprio il tipo di uccelli che piacciono tantissimo a Matteo. Alle nostre spalle cominciate a vedere il gufo, il barbagianni e tutti gli altri amici di questa splendida associazione che fra l'altro è tutta bio e ci faremo spiegare da Giovanni perché. Io non ho potuto resistere, sono corso da Giovanni, il nostro ospite di oggi, perché qui davanti a noi c'è un meraviglioso gufo reale. Sì, innanzitutto buonasera a tutti i telespettatori. Lui è Draco, un gufo reale europeo. I gufi reali sono i rapaci notturni più grandi al mondo, per mole e per struttura appunto. E lui è italianissimo, è nato nelle Marche, quest'anno compie 2 anni. Sono degli animali particolari, più in là magari ne parleremo, hanno delle caratteristiche che gli consentono sicuramente di condurre una vita più agevole nell'arco notturno, ma bisogna sfatare dei miti a riguardo perché i rapaci notturni sono in grado di muoversi anche di giorno, quindi il gufo reale è in grado anche di cacciare durante le ore diurne. Senti, adesso, senti sì. Giovanni, poi tanto ne parleremo più certo. Approfonditamente di questo bellissimo esemplare. Come nasce la tua passione intanto per i rapaci? Ma la mia passione nasce tanto tempo fa, quando ero bambino. Io sono nativo della Sicilia e in Sicilia la falconeria è come se fosse una seconda religione, no? Proprio Federico II nel regno, sì. Federico II in Sicilia, in Puglia, sviluppò la falconeria che viene praticata ancora oggi. Lui fu proprio il primo a condurre degli studi su tutte le specie di rapaci, quindi a studiare la loro morfologia, le loro metodiche di volo, il loro modo di vivere, il loro modo di cacciare. E questa passione, diciamo che era un po' insita in me. E nel corso degli anni, in tante occasioni, avrei voluto coltivarla, ma non ho avuto l'opportunità, fin quando mio figlio Giorgio, il più piccolo della famiglia, alcuni anni fa pensò bene di partecipare a un'attività e da quel momento fu sancito l'inizio di questa attività, quindi lo sviluppo di questa passione e siamo arrivati fino ad oggi. Piccolissimo allocco? È un allocco? Un assiolo, pardon. Allora lui è terrorizzato perché solitamente sta dentro e fa un po' come quando i gatti sono arrabbiati, no? Lo sentite da qui? Non è che gli piaccia tanto avere esseri umani intorno, preferisce stare dentro. E mi diceva Alberto che loro stanno facendo un tipo di addestramento particolare, vengono impiegati per la pet therapy. Ti puoi spostare verso di me, certo. Alberto, altrimenti ecco così ti restituisco il nostro amico. Come si chiama? Lui è Leotardo.
Leotordo. Leotordo, allora, in che modo voi lo utilizzate per la pet therapy? Dato che questi assiolini hanno un aspetto molto simpatico, molto tranquillo, per l'approccio con i bambini probabilmente sono quelli più adatti, date le piccole dimensioni e il carattere molto affabile. Senti, il carattere affabile in questo momento non è che ce l'abbia tanto, è incavolato nero perché l'avete tolto da fuori, da dentro. Tralasciando il fatto che lui è un notturno, quindi già di giorno non gradisce molto stare all'aria aperta, ma essendo abituati comunque a stare sempre dentro in casa con noi, a stare sempre dentro le nostre stanze e in giro per casa, diciamo che stare all'aria aperta un po' li mette in soggezione, si sentono un po' nervosi anche perché non sono abituati, poi vedendo anche gli altri rabaci più grossi di loro si sentono un po' minacciati, ma sono davvero tranquilli loro. Infatti è bellissimo, ora lui fa questo verso, non so se lo sentono, cosa vuol dire che è nervoso? Sì, esattamente, dimostra il suo nervosismo tramite questi versi, però non è che lo fa tanto per essere aggressivo, perché si sente attaccato, lo fa proprio per dimostrare il fatto che lui è nervoso, qualsiasi verso, come quando un cane magari infastidito comincia ad allontanarsi o abbassa le orecchie, stessa cosa. Questo qui invece è un assiolo tropicale, è una signorina. E anche lei, come Leotordo, è dedicata alla pet therapy. Lei, a differenza sua, più che essere nervosa, è un pochino impaurita dall'aria aperta, ma anche lei è molto tranquilla, molto affabile. Allora, mentre... senti Alberto, me la puoi mettere sul ditino? Così magari Matteo ti fa qualche domanda. È lui l'esperto dei rapaci, io qui faccio la comparsa. Senti, mi racconti un po' le caratteristiche dell'assiolo, che mi dicevi che è uno dei più indicati per la pet therapy? Sì, dato il suo aspetto minuto, poi anche un bambino in approccio, mettergli davanti un gufo reale, mettergli davanti un assiolo, la differenza è abbastanza elevata. Lei è un assiolo tropicale. Differenza con Leotordo? Con Leotordo ha la provenienza, il piumaggio, ma fanno parte entrambi della stessa famiglia, entrambi assioli. Senti, la difficoltà nel avere a casa e prendersi cura di rapaci in generale, ma soprattutto di assioli come questi due? La pulizia e la dedizione, anche perché sono abituati a stare ovunque, quindi spesso e volentieri lasciano anche le loro borre in giro per la casa, noi dobbiamo trovarle anche poi ripulire. Senti, l'altra domanda che devo fare è l'alimentazione. L'alimentazione varia tra tutti i rapaci, hanno bisogno di un'alimentazione molto varia, tutti quanti, infatti spesso e volentieri mettiamo anche degli integratori all'interno dell'alimentazione, per esempio per quelli più grandi usiamo pulcini, o topi, o ratti, nel caso del gufo delle poiane anche le quaglie, cerchiamo di variare molto spesso in modo da avere una resa molto simile a quella in natura. Io nel frattempo, caro Matteo, ho scoperto che lui è il mio rapace preferito perché è piccolino. Lei non becca, non dà fastidio, se ne sta lì a farsi coccolare in modo molto delicato, perché mi diceva Alberto che è meglio non carezzarli sopra, vero, sulla schiena. No, i rapaci tramite delle ghiandole sudorifere rilasciano una specie di pellicola che va a renderli impermeabili e li protegge da intemperie, da umidità, dal vento. Infatti se si mette un bicchiere d'acqua sopra il piumaggio, l'acqua passerà sopra come fosse un giubbotto impermeabile. Interessantissimo. Comunque è veramente rilassante stare vicino a questi animali, non avrei pensato. Mettono una calma assurda, davvero, si sta davvero bene con loro. Cesare, come vedi, io ormai ho un legame profondo con questo piccolino che continua... che cosa dice? Io non lo so. Sentiamo, sei nervoso? Sembra una femminuccia dal suo atteggiamento minaccioso, ma in realtà è un maschietto. Sei contento di stare con me? Quanto sono belli questi occhi enormi che hanno? Bellissimi. Pet therapy, ma ti immagini? Fantastici. Arrabbiato col microfono. Thank you.
stata una bella cavalcata, una ma bella serie fai, di ricordi. Non sei lì. Sono onnipresente, vengo a Noia in tutte le salse. È stata bella, mi sono divertito. Anche io. Avrei voglia di farne una in più. Bisognerà chiedere al direttore, ma secondo me ci dice di sì, un altro spazio la prossima settimana magari. Assolutamente, ci saranno altre puntate, è un lavorone, perché per noi scegliere le migliori, a noi ci sembra tutto bello. Sì, è vero, e c'è anche Cesare che ci dà una grossa mano. E Cesare ci ha anche fatto un regalo, il simbolo che vedete qua. Sarà quello di Palla Zampa. È la Giulia che l'ha regalato. È Giulia, la fidanzata, la compagna di Cesare, assolutamente ci ha fatto questo bel grazie, regalo. Giulia. Con la zampetta, perché insomma... c'è scritto stay positive, perché questo se lo meritano soltanto chi ha combattuto con quella zampa tutto vero. L'anno fantastico, quindi allora stay positive, viva le zampe, viva quella zampa, ci vediamo la prossima settimana assolutamente per un altro bel talk.